Le note sono quelle dell'adagetto della Quinta di Mahler le immagini sono quelle invece di uno splendido documentario di Helmut Failoni e Francesco Merini pubblicato in questi giorni da Il Saggiatore insieme con un libro dedicato a Claudio Abbado e alla sua iniziativa con l'orchestra juvenil venezuelana Simon Bolivar in studio ci è venuto a trovare proprio Helmut Failoni che ha seguito Abbado in questo lungo viaggio che non è stato solo un viaggio musicale No, non è stato innanzitutto buongiorno, non è stato soltanto un, un viaggio musicale. Noi, Francesco e io, abbiamo avuto la fortuna, perché eh, non lo nego, per me è stata una fortuna poter seguire eh, Claudio Abbado per due anni, eh, nel 2005 e nel 2006, in un totale di quattro mesi, eh, in Venezuela con una puntata anche a Cuba. Non è stato un viaggio essenzialmente musicale perché si parte dalla musica e si arriva sempre altrove. È eh, un viaggio non musicale perché siamo venuti a contatto con una realtà a noi ignota, siamo venuti a contatto con la violenza, con la criminalità di una, di una città come Caracas, eh, dove ci sono qualcosa come 300, nessuno sa il numero preciso, ma circa 300 barrios che sono le favelas eh, venezuelane. Ecco, una figura non secondaria nel progetto venezuelano è quello di José Antonio Abreu. Chi è Assolutamente questo? non secondario, anzi, poi il eh, maestro Abbado non si vuole prendere nessun merito, dice è tutto merito del eh, maestro Abreu. Ricordo. Eh, te Amedeo Roldan a Cuba, un premio per la cultura a Claudio Abbado. Claudio Abado si interrompe e dice no, non è merito mio, è merito di José Antonio Abreu. José Antonio Abreu, ex ministro della cultura, economista di formazione, ma anche musicista naturalmente. Eh, ex ministro della cultura, 30 anni fa ha dato vita ad un di un sistema orchestrale eh, mastodontico che in 30 anni è cresciuto a dismisura e ora arriva eh, a, a comprendere 100 orchestre eh, giovanili, 90 orchestre infantili, eh, scuole di musica per portatori di handicap. Eh, lei calcoli che il Venezuela è un paese di 24 milioni di abitanti, il 70% ha meno di 19 anni, il 30% meno di 15, quindi un paese fatto essenzialmente di giovani, con una crescita demografica pari al 2,2%, quindi una fra le più alte di tutta l'America Latina. E cosa fa José Antonio Abreu? Dà la possibilità di riscattarsi, offre l'opportunità di eh, crearsi una vita attraverso la musica. Non dimentichiamo che il Venezuela d'accordo è quarto o quinto paese produttore di petrolio, ma è anche uno dei paesi con il tasso di povertà più alto fra tutta l'America Latina. Quindi droga, criminalità è facilissimo scivolarci dentro. Ricordo l'una delle prime immagini appena eh, usciti dall'aeroporto è stato un Huele Pega, un bambino sniffatore di colla che saltava come un grillo e lì c'è questa piaga di questi Huele Pegas che vengono salvati dalle scuole create da José Antonio Abreu. Ecco, ed è un discorso musicale, di educazione musicale che coinvolge anche gente meno fortunata. Lei calcoli che eh, l'85% dei ragazzi che suonano in queste orchestre Vengono da uno strato sociale, non voglio dire povero, ma di più. E in più vogliono dare anche l'opportunità eh, a persone portatrici di handicap di fare, di fare musica. C'è un'iniziativa unica al mondo. Io mi emoziono ogni volta che ne parlo, ogni volta che ci penso, ogni volta che la vedo, non so se la telecamera può inquadrare la mia pelle d'oca. Si chiamano mano blanca, eh, mano, blanca, mano bianca, indossano dei guanti, sono sordomuti e fanno musica con le mani, creano coreografie seguendo le indicazioni della loro maestra Naibet Garcia. Accanto c'è un coro di portatori di, di handicap eh, ciechi, eh, alt altri sordomuti, persone sfortunate sulla sedia a rotelle che cantano. E accanto questi che muovono le mani. E Claudio Abado non è andato solo a uh, Caracas, è andato con Alessio Allegrini, primo corno dell'orchestra di Santa Cecilia. Vediamo qual è stata la loro magia. Sono arrivato qui con Allegrini. Perché Alessio Allegrini è venuto qui? Perché c'è non soltanto un fatto culturale, c'è un fatto sociale di aiutare i, i giovani a poter avere quello che a cui hanno diritto tutti. Un dos. Esso è stato un po' muerto. Io, ascoltando voi pensavo a questa cosa, no? Sono tanti anni che vengo qui, in Sud America, in eh, Latino America, e diciamo che è venuto fuori mh, a forza di, insomma, di, 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 di parlare, di, di insegnare un tipo di, di dialetto, diciamo, misto tra romano con eh, Romano con un S finale un po' di veneziano e un po' di spagnolo alla fine viene fuori di questo italiano Consentimento la tocchiamo un po' come una banda siciliana No? con un po' sempre di de, de sole dentro no? ecco questa era la magia di Alessio Allegrini e di Claudio Abbado qual è la uh, magia di Claudio Abbado <ride> domanda da un milione di dollari Così a freddo posso dire, eh, Claudia Abbado riesce a vedere le potenzialità di una persona ancora prima che se ne renda conto la persona stessa. Eh, Claudio Abbado è un alchimista unico, straordinario, riesce a mettere uno accanto all'altro musicisti e a creare qualcosa di straordinario. Prima di lasciarvi, vediamo di entrare con l'occhio della sua telecamera tra le file, di incastonarci anche noi tra un primo violino e un violino di spalla. Vediamo che cos'è una prova con Claudio Abbado. Grazie per averci seguito. Di tempo prima del dolce, prima di El ma 249 pam pam pam. Dall'ultimo ottavo Forti, Scrivi fortissimo. Piononcelli, l'ultima battuta: pam 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 Non pensare che devi girare la pagina. Il primo suona, no? cioè, conserva l'arco, di... me, quasi metà.